Bene, bentrovati. Secondo video su Canva della serie appunto Chiacchiere su, in questo caso appunto sull'applicativo Canva. Ciao Adele, bentrovata. Ciao, ciao a tutti. Secondo step su Canva, dopo aver visto la registrazione, che avete visto è semplicissima, e nel giro di 48 ore riceverete subito il Canva Pro, quindi adesso andiamo ad esplorare le funzionalità. Che dici Adele? Esattamente, esattamente, andiamole ad esplorare subito, tanto ormai per i nostri amici sono passate le 48 ore, si sono iscritti e adesso vogliono sapere, ma Canva come funziona? Come funziona? Beh, se non sono passate le 48 ore, aspettate le 48 ore e poi riguardate il video, perché tanto repetite juvent, giusto Adele? Sì, esatto. Bene, allora. Facile, non li spaventiamo, è facile. Ma assolutamente, poi è talmente creativo che ci sbalordirà. Allora, guardate, questo è il desktop, diciamo la dashboard iniziale, appena registrati. Noi lo stiamo facendo con un account appena registrato, proprio per farvi vedere quello che vedrete voi. Ovviamente pulito, dentro non ci sono ancora nessun progetto, nessuna attività, proprio perché è quello che troverete voi al momento della registrazione. Allora, come è composto il layout? Partiamo proprio dalla struttura. Nel lato destro abbiamo una colonna di menu, dove ovviamente ci sarà un bollino con le nostre iniziali, in questo caso MF con il mio nome, perché questo è il primo theme che in automatico vi crea Canva all'interno appunto del vostro account stesso, siccome l'account Marilena Ferraro ha creato una Marilena Ferraros Class, quindi una classe di Marilena Ferraro, ma vedremo adesso tra poco che possiamo cambiare il nome, possiamo aggiungere altre classi, quindi qui in questa zona troveremo un menu a tendina dove troveremo più classi da gestire e da utilizzare. Poi ovviamente il tasto home page, il tasto modelli. Cliccando sul tasto modelli vi apre una galleria di modelli che vi danno un po' di ispirazione. Infatti dice lasciati ispirare da Canva. Come vi ispirano? In base anche alla scelta che avete fatto in fase di registrazione, dove avete detto l'ordine di scuola, le materie insegnate, quindi in fase di registrazione avete detto che siete insegnanti e i vostri dati, no? Indicativi anche degli interessi. Quindi Canva ci dà un'ispirazione, quindi vediamo alcuni modelli tra le presentazioni, video, infografiche, quindi tanti modelli che ci possono ispirare, ma non è l'unico luogo in cui trovare ispirazione, perché vedremo man mano che utilizziamo Canva ci supporterà sempre con dei modelli appunto di contestualizzati appunto. Sì. Qui abbiamo una cosa in più, Adele, abbiamo i filtri, no? Quindi possiamo filtrare per categoria, per stile e anche per tema. Quindi se vogliamo un volantino verticale, se vogliamo una presentazione, se vogliamo un'infografica orizzontale, oppure è molto utile per creare post di Facebook, di Instagram, copertine di YouTube, copertine di Facebook, copertine di Instagram. Tant'è, Adele, che i ragazzi conoscono Canva a prescindere dalla scuola, quindi lo utilizzano anche gli youtuber, lo utilizzano i ragazzi che creano delle grafiche per Instagram o TikTok e quindi già sono abituati a questo strumento. Sì, per noi docenti è più semplice, no? Esatto, anche perché la comodità di Canva sia per gli studenti che per noi docenti è che quando noi andiamo a scegliere ad esempio post di Instagram ce lo dà già di quella dimensione, quindi noi non dobbiamo ridimensionare la grafica che creiamo, ma è già preimpostata, quindi comodissimo proprio per il lavoro anche didattico. Se noi chiediamo un compito di realtà ai ragazzi che prevede un post social, ecco, lì è facilissimo.
Sì, e lo creano con quelle dimensioni utilizzando l'esplicito linguaggio, no, dei social. Quindi vedete, ce ne sono veramente tante delle miniature di YouTube per creare poster di tutti i tipi. E come attività didattiche vedremo poi nei prossimi video come si realizza per esempio un'infografica didattica, sia lato docente che poi lato studente, come la può utilizzare. Quindi una volta insomma viste le categorie, lo stile, se vogliamo uno stile moderno, minimalista, semplice, eccetera eccetera, e poi il tema, quindi se vogliamo creare una un coordinamento anche cromatico all'interno insomma della nostra presentazione, attività didattica, quello che sia. Quindi ovviamente andando a cliccare su modelli ci si apre ovviamente un grande panorama di possibilità. Poi ovviamente progetti, che attualmente non ce ne sono perché dicevo è il primo accesso fatto con un account pro, e all'interno però già vedete la struttura, perché possiamo anche creare delle cartelle e qui nella divisione in cartelle troveremo il materiale che abbiamo inserito all'interno. Poi abbiamo delle possibilità di cliccare su acquistati, e questa è una cosa che vi faremo vedere. C'è una parte commerciale anche di Canva, ma soprattutto di stampa, vero Adele? Sì, lo vedremo sì. Nei prossimi video, la possibilità di stampare tanti prodotti che può essere utile magari per un'attività analogica più che digitale. Esatto, o comunque un digitale che diventa poi concreto, ecco, se vogliamo. Sì. E poi ecco i favoriti, quindi avete la possibilità di inserire favoriti e i caricamenti se caricate qualcosa dall'esterno. Andando avanti nel menu abbiamo la zona compiti, che ci richiede il collegamento all'LMS, quindi al nostro, la nostra piattaforma scolastica, quindi andremo a vedere poi in un secondo momento come agganciarla alla Classroom per esempio, e come lavorare in sinergia appunto con Google Classroom. Ovviamente abbiamo la possibilità nel Canva Pro di creare un brand, quindi ci possiamo creare un logo di classe, un logo o utilizzare il logo della scuola, e quindi inserire all'interno di tutte le presentazioni, di tutte le attività, anche il logo personalizzato. A me piace per esempio fare il logo di classe perché identifica il gruppo, e lo faccio realizzare direttamente ai ragazzi. Con che cosa? Con Canva. Ovviamente creano il logo della classe, si fa poi magari una votazione qual è il logo migliore, si sceglie il logo della classe stessa, quindi si crea identità, si crea gruppo. Io invece nei loghi del brand ho inserito proprio il logo scolastico con la cartella colori del logo scolastico, proprio perché soprattutto i ragazzi del triennio riescono a partecipare a dei progetti prendendo il logo della scuola e andandolo poi a modificare in base alle esigenze. Quindi anche ottimo, perché per chi fa marketing, per esempio Adele insegna un istituto di moda, se non erro. Sì, un professionale che raccoglie il commerciale, il moda e il sociosanitario, quindi insomma noi adoperiamo spesso, soprattutto nell'indirizzo moda, dove insegno il logo della nostra scuola, che lo decliniamo poi in vario modo. Quindi assolutamente, quindi il kit aziendale serve anche a quello, ecco, come fa Marilena per creare il logo di classe, ma anche per adoperare il logo ufficiale della scuola nell'ambito dei progetti degli istituti superiori e anche delle secondarie di primo grado. Assolutamente. Bene, kit aziendale importantissimo ed è possibile grazie a Canva Pro. Poi il pannello del calendario degli eventi, questa è una cosa fortissima e divertentissima e coinvolgente di Canva. L'ho diciamo scoperto recentemente, che viene aggiornato costantemente perché ci riporta le ricorrenze. Tante ricorrenze noi non le conosciamo, e ci fa vedere quali sono le giornate dedicate a, per esempio dedicate all'amicizia, la giornata mondiale delle emoji che è stata sì. Insomma quest'estate, il 17 luglio, la giornata internazionale per esempio di Nelson Mandela, la giornata internazionale dell'amicizia che è stata appunto il 30 luglio,
e adesso, insomma, nei vari mesi a seguire, sempre aggiornata, giornata internazionale della carità, del pancake. Perché Canva mette queste giornate all'interno del calendario? Perché cliccandoci sopra, guardate che cosa fa, ci crea delle grafiche dedicate. Quindi noi possiamo prendere ispirazione, ecco, questo è del pancake, per esempio, oppure della carità, giornata mondiale, questo sì, della vista, la giornata degli insegnanti, quindi va a raccogliere tutto insieme, questo del sorriso, la giornata mondiale del sorriso, e ci crea delle grafiche già appositamente create per quell'evento. Quindi noi possiamo lavorare sulle giornate dedicate alla gentilezza, come vedremo che è a novembre, la giornata dedicata ai calzini spagliati che è a febbraio, le varie giornate che sono tutte registrate nel calendario di Canva. Ecco qui 13 novembre, giornata della gentilezza, con i poster e le grafiche già dedicate alla gentilezza. Sì, ci dà un sacco di suggerimenti che possiamo adoperare all'interno della didattica, no? Prendendo anche spunto da feste, da ricorrenze molto diffuse, ad esempio in un ambito anglosassone, pensando ai pancake, pensando anche alla giornata del libro, che viene proprio festeggiata in Gran Bretagna, ecco. Quindi prendiamo quello che si può. Prendiamo. Sì. Ed è veramente carino, perché questo calendario ce l'abbiamo noi a disposizione, ma anche i nostri alunni, quindi possiamo farlo diventare un'attività di classe. Vediamo che giornata è oggi, la creatività, no? Quindi che giornata creativa, oppure la nostra creatività oggi a che cosa la dedichiamo? Quindi ecco, il planner dei contenuti di Canva ci aiuta anche a creare un clima emozionale diverso all'interno della nostra classe, proprio per lavorare sul social emotional learning, che sarà una delle tematiche che tratteremo in chiacchiere tra prof. Sì. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere, scopri le app che sono collegate a Canva. Le vedete qui, ma le troveremo anche all'interno dell'editing dei vari prodotti che faremo, perché attraverso queste app noi possiamo collegarle alla nostra presentazione, al nostro video, alla nostra infografica. Insomma, sono le app che collaborano e che lavorano insieme a Canva per migliorare i nostri prodotti. Quindi esplorate anche questo man mano, insomma, che vi è utile per le attività. Vedete, sono divise in scelte per te, contenuti multimediali, come importiamo i contenuti multimediali con queste app qui, dal Google Drive al Dropbox, da Google Photo, e quindi ci sono le app per importare contenuti multimediali, per scoprire contenuti nuovi, quindi dai QR code alle emoji animate, alle GIF, alla creazione di avatar, oppure per l'editing foto, per togliere lo sfondo, per creare le ombre. Insomma, sono tutte app che troviamo integrate all'editing di ogni prodotto. Condividi e pubblica, quindi abbiamo la possibilità, insomma, di condividere e pubblicare su diverse piattaforme, oppure le vediamo tutte insieme, scegliamo quelle che ci interessano di più. Quindi vedete, da un primo menu già ricchissimo e pieno di cose da fare, Adele. Sì, infatti. Quindi, okay. lasciatevi ispirare da Canva e da quelle che sono tutte le sue funzionalità, che però non sono solo queste, in realtà è un enorme contenitore di tante altre potenzialità, e quindi, insomma, Mari, cos'altro dobbiamo dire? E nella gestione, queste sono, insomma, le potenzialità, però come gestiamo tutto questo? Come gestiamo le classi? Come gestiamo i ragazzi? Come gestiamo il lavoro? E quindi dobbiamo spostarci tutto sulla destra del pannello di controllo e andare sul nostro login, dove all'interno c'è la nostra email con cui ci siamo registrati, il nostro nome e le impostazioni dell'account. Richiede aiuto perché Canva, insomma, il supporto di Canva è sempre attivo. C'è la possibilità di scaricare l'app da desktop, quindi sia da Chromebook che da
computer, quindi da PC, potete scaricare l'app e invece di entrare attraverso, insomma, il browser, aprite l'app e avete già i vostri progetti all'interno, quindi molto utile, ve lo consiglio. Poi ovviamente la normativa sulla privacy, ecco una parentesi sulla privacy, Canva è GDPR compliance, ovvero rispetta le caratteristiche del documento per la trattazione, per la conservazione dei dati personali europeo, a cui l'Italia ovviamente ha aderito, per cui è un prodotto sicuro e garantito. Un'unica accortezza da tenere per l'utilizzo scolastico è quello di inserirla come piattaforma all'interno del piano della didattica digitale integrata del nostro istituto, con il link alla normativa sulla privacy, in modo che i genitori ne prendano visione. Questo per alunni under 13, quindi sotto i 13 anni. Ovviamente dopo i 13 anni, per la scuola secondaria di secondo grado, non è neanche necessario che prendano visione i genitori dell'informativa sulla privacy. Però quindi io vi consiglio, è sempre giusto inserirlo all'interno del piano, sì, della DPI, inserendo anche la normativa della privacy, comunque male non fa, ecco, in generale. E poi, sì, come sapete, ogni scuola è un mondo a sé, anche con i vari DPO che noi abbiamo, quindi sentite quello che è il parere, l'idea del vostro DPO e in base a quello vi muovete. Sì, assolutamente. Adesso nelle impostazioni dell'account vediamo che non ci sono solo semplici impostazioni, abbiamo la possibilità di creare le classi o i team. Allora, vediamo subito la prima pagina, che è il mio account, è già collegato a Google. Ovviamente ho fatto il sign in, quindi l'iscrizione attraverso Google. Poi abbiamo accesso e sicurezza, quindi la gestione della password, di tutti i dati, preferenze, ok, di email, e quello che ci interessa è entrare qui all'interno della Marilena Ferraros Class, dove ci sono i dettagli della classe che io posso anche modificare. Quindi se non mi piace Marilena Ferraros Class posso modificare il nome, salvarlo, e quindi modificherei il mio primo team, il mio primo gruppo. Poi posso andare ad aggiungere la descrizione e poi qui posso aggiungere delle persone. Posso invitarle in vari modi e qui entriamo nella collaborazione. Quindi cominciamo a vedere che cosa ci fa fare Canva nella collaborazione. Posso invitare le persone tramite link, quindi se io adesso invio questo link ad Adele, cliccando entra nella mia class. La posso invitare tramite codice, tramite email, ma vedete, ho la possibilità di invitare i miei alunni attraverso Classroom. Vado ad importare attraverso Google Classroom, ovviamente mi fa il controllo se ho classi nel mio account, ho il corso Canva, me lo posso flaggare e lo posso importare. Qui mi compariranno tutti gli studenti, qui c'è soltanto uno studente, mando l'invito e lo studente lo riceve. Però attenzione, e qui c'è il primo consiglio che va esula tutti i tutorial che voi vedete nel web, il consiglio più importante, perché l'abbiamo sperimentato sulle nostre classi, è quello di fare attenzione se le mail dei vostri alunni sono protette, quindi non possono ricevere email dall'esterno, non potete invitarli in questa con questa procedura, perché se io mando un'email al mio alunno per invitarlo, ma il mio alunno nella Google Workspace di scuola all'account chiuso, che può dialogare soltanto con l'email dell'istituto, della workspace dell'istituto, non riceverà mai la mail di Canva per essere invitato. Okay? Tra l'altro, questo diciamo succede, Mari, che è meglio anche alle superiori, visto che abbiamo a che fare con minori, fino alla quarta sono comunque dei minorenni, mantenere l'account scolastico, almeno la posta degli studenti, limitata proprio al dominio della scuola, proprio per evitare, sì, che possano iscriversi a dei siti esterni, che possano essere contattati da persone esterne, quindi è una sorta di tutela che noi applichiamo agli studenti. Questo ad esempio è uno dei miei casi, no?
ho gli studenti con la posta limitata, a meno che non inserisco Canva in una lista bianca, così si dice, quindi permetto a Canva di andare, di superare questo blocco di Google, gli studenti non ricevono mail. Sì. Quindi, come consiglio, ormai tutte le scuole si orientano così, vedete, la scuola secondaria di secondo grado, la mia di primo grado, blocchiamo le mail per una questione di sicurezza. Quindi non potete utilizzare questa procedura. E allora come fare? È semplicissimo, perché utilizzo la prima. Invito tramite link e metto questo link all'interno della Classroom e ovviamente i miei alunni entreranno all'interno, sono nella Classroom, cliccheranno sul link ed entrano all'interno della Marilena Ferraros Class, quindi della classe che io ho creato in questo caso, ma può essere classe prima A, seconda A, terza C, eccetera, eccetera. Quindi fate attenzione, consultatevi con l'admin della Google Workspace, prendete questa informazione, se le email dei vostri alunni sono bloccate all'esterno e quindi possono dialogare solo con email della Workspace, non potete utilizzare l'invito tramite Classroom, ma utilizzate l'invito tramite link. Ok? Questo prendetene nota, mi raccomando. Quindi una volta invitate le persone io ho la mia classe, poi posso formare dei gruppi, la cosa interessante è che questi gruppi possono essere dinamici e quindi io posso assegnare poi a gruppi sempre differenti varie attività e questo poi lo vedremo in altri video. Nella sezione fatturazione e piani non ve lo aspettereste mai, ma qua potete creare le classi, vero Adele? Sì, non è. Non è proprio intuitivo, perché eh no. In fatturazione classi e piani io penso insomma di andare a vedere il mio piano esatto. Di Canva, no? Esatto. E invece esatto. È qui che posso creare la mia classe. Creo una nuova classe, vado a dare il nome classe creativa e creo un nuovo team, una nuova classe, come insomma la volete chiamare. E guardate che cosa è successo, sul mio login c'è una doppia C, CC di classe creativa, e tutto a sinistra c'è quella spunta che vi dicevo prima, quel menu a tendina che mi fa passare da una classe all'altra. Quindi vedete, vi state costruendo, ci stiamo costruendo il nostro Canva multidisciplinare dove possiamo creare tante classi, tanti team, quanti ce ne servono per lavorare con i nostri ragazzi. Sì, potete dividerli per classe, potete dividerli per disciplina, potete anche fare delle attività interclasse in questo modo. Quindi veramente Canva vi permette di lavorare in una maniera molto ampia, ecco. Sì. E vedete qui abbiamo le due classi, se io riclicco appunto sul il login, dopo CC ripasso ad MF e vedete che ritorno con il login MF e qui switcho nell'altra classe. Quindi Adele, abbiamo visto una panoramica delle funzionalità, abbiamo visto come impostare le classi, abbiamo dato appunto dei consigli, delle raccomandazioni, specialmente nella creazione di classi da Classroom. Adesso non ci rimane che dare appuntamento. Parlare di quella che sarà la modalità di presentazione, come si crea una presentazione, ma questo nella prossima puntata. Alla prossima. Ciao. Ciao.